Voglio piazzarlo qui, togliere la finestrella, devi inventare un qualche cosa da mettere a posto della finestrella, tagliato con il tubo qui, e il condizionatore lo metto nel gavone. Semplice, no, a dirlo? Farlo non lo so. Comprare una finestrella secondaria, che poi lo chiudo col buco, col tappo, ma costerà troppo trovarla usata, ma chissà cosa costa una finestrella secondaria. No, faccio un legno. Taglio un legno, lo tratto un po' con qualche impregnante per far sì che non c'è problema che si bagna. Quando non mi serve lascio la finestrella, quando invece mi serve quello lì metto su l'asse lì che chiude. Il più è come fissarlo. Il problema è come fissare adesso quell'asse lì che voglio metterle senza forare niente. Come la fisso? Come la fisso? Beh, iniziamo a farla tagliare. Iniziamo a far tagliare l'asse, prendere le misure e farla tagliare. x 73, misura precisa. Se voglio fermarla con i fermi della finestra. Calcolando che va agganciata qua sopra, la misura dell'asse bisogna farla della finestra. Almeno siamo sicuri al 100%. Ed è 43 x 76 la finestra. Poi recuperiamo un bordino d'alluminio, tipo questo, in maniera che l'agganci sopra, e devo recuperare due manopole come queste qua, da agganciarlo qua. Poi resta fissa, il pistoncino non mi interessa, resta fissa. Sa, cominciamo a farsi tagliare il legno e recuperare una barretta così che agganci in questo modo qua. Se la trovo bene, se no qualcosa mi inventerò. Intanto abbiamo preso l'asse della misura della finestra. Poi c'è da prendere questi bordini qua, che li ho trovati da qua delle Leroy Merlin, li ho trovati qua delle Leroy Merlin, però preferivo andare a vedere prima in un negozio di camper che magari li trovo originali, tanto comunque non costavano pochissimo anche qua, costavano 7,50 euro a bordino e non sono uguali identici. Se li trovo gli originali questi qui e non mi sparo una cifra, li prendo originali, me lo dormo. Dormo un po' più tranquillo. Cambia tutto il lavoro che volevo fare, perché dove sono andato a prendere le maniglie di ricambio, queste qua, siccome avevo bisogno anche del bordino, che ti ricordi, il bordino questo qua è in alluminio. E mi ha detto così, ti regalo, ascolta, il bordino non ce l'ho, ti regalo una finestra rotta, che è rotta perché è scollata. Tiragli giù il bordino d'alluminio. A sto punto qua però, perfetto, ormai avevo tagliato l'asse, però a sto punto non mi serve neanche di andare avanti il lavoro dell'asse, cambio direttamente la finestra. Aggiusto questa con un po' di colla.
la incollo, le vernicio di nero così non c'è problema che gli batte sopra il sole e non si vede dentro, e foro questa. E quando uso il condizionatore uso questa, quando non uso il condizionatore la tolgo e lascio solo il suo originale, che è a posto. Non sto neanche più a tribolare con delle assi, vado avanti così. Le maniglette le monto qua sopra. Che botta di culo! E ringrazio Autocaravan di Casatismo, non mi ricordo il nome del signore lì proprietario che mi ha dato la finestra, che è un uomo eccezionale, sempre presissimo di lavoro ma sempre disponibile. Se avete bisogno, Casatismo a Pavia, Autocaravan, cercate su Google, non mi ricordo di preciso il nome. Ok, gli ho montato le maniglie, gli ho messo del nastro da tenerli insieme tanto per fare le prove, poi appena funziona tutto l'incollo. Adesso giusto per provarlo, va bene così. Montata. Sì, foriamo qui. Montata la finestra B. La finestra A è questa qui, che la teniamo buona. Ho in casa questo, il Bostik super rapido, presa immediata, 120 kg. Legno, pietra, piastrelle, metallo, polistirolo, ceramica, plastica, perfetto. Ce l'ho già in casa, usiamo questo qui. Tanto poi la vernicio di nero al massimo, quindi anche se si vede lo stesso. Non ci resta aspettare un po' che asciuga e forarlo. Dice che asciuga in pochi secondi, ma per sicurezza lo lascio lì tutto il giorno, tanto ho finito. Devo andare a prendere mio figlio all'asilo, lo lascio lì tutto il giorno con un po' di peso sopra. Ed eccolo qua, incollato e pronto per essere forato. Adesso la monto su, cerchiamo il punto giusto dove fare il foro. Poi voglio verniciarlo di bianco, tanto questo qua quando lo usi almeno non si vede cosa c'è dentro, verniciato di bianco. Ed eccolo il clima, un 8000 BTU come avete visto nell'altro video, con un consumo di 500 watt. Il tubo. E resti di penso, questo non lo userò, sarebbe perfetto, eh? Però preferisco andare sul classico, usare il classico rotondo, questo qui. Faccio il foro per far passare questo. Gli lascio questo, che è un buon spessore. Esce da sotto. C'è da tagliarla. Adesso deciderò se usare il segato alternativo, visto che è in plessiglass, oppure usare il saldatore a stagno, la punta del saldatore calda a stagno e incidere col saldatore. Vediamo quale delle due è meglio. Ed eccola qui, forata e pronta da verniciare di bianco. Non ho usato il seghetto alternativo perché avevo paura che con le vibrazioni del seghetto si sarebbe crepata la finestra. Allora ho usato, come hai visto, il saldatore a stagno, con calma, lavoro lunghissimo. L'ho segato, eccetera. Quattro colpi di lima grossa per lisciarla, per sbavarla, e si è rotta subito la finestra. La parte di meno male che è la parte dentro, almeno. Tanto dentro, una volta verniciato, resta così, non si vede neanche. E cosa vuoi farci? È andata così. Amen. Amen.
Una volta verniciata e messa su dalla parte dentro, per fortuna che la parte dentro non si vede più. Comunque dai, il lavoro non è venuto male. Ok, verniciata e verniciata. Adesso montiamo sopra il bocchettone. E viene così.